Ciao a tutti, popolo del tubo, buon martedì, eccoci ritornati sul Farming Simulator News. Ieri mi sono preso un giorno di pausa, non dai video ovviamente, ho fatto un video, ma da questa rubrica, perché non c'era veramente niente da dire, col fatto che sabato e domenica non esce niente, nemmeno su Modab, insomma, è uscito niente di che. Mi sono preso un giornetto di pausa per questo TG, insomma. Oggi invece torniamo subito alla grande perché, come avrete letto dal titolo, ci sono grosse novità da parte del team di Lele RB Modding per quanto riguarda il Same e la Gallignani, ma ve li dirò dopo. Non saltate il video, ragazzi, perché voi non sapete dopo quando, pazzi, ve infilo la cosa nel mezzo, quindi seguite il video, dura poco, abbiate pazienza, ragazzi. Allora, iniziamo con le mod che sono uscite ieri, anzi io direi di iniziare subito per console. Poco e niente, ragazzi, poco e niente, tutto quello che c'è in attesa, che ancora aspettiamo, sta in attesa. Io principalmente sono in attesa per questa benedetta mappa di Black Sheep, questa nuova. Sto proprio così, con l'ansietta, voglio la mappa di Black Sheep, hashtag dateci la mappa di Black Sheep. Quindi speriamo che esca oggi, ieri non è uscita, speriamo bene. Ieri che cosa è uscito su console? Ormai lo sapete meglio di me, ritornello. Update, 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 carry, update, update, carry. Poi è uscita una stalla per le mucche, ragazzi, che ne contiene 60 mucchette, e il letame spawna fuori così, come mucchietto, né più né meno, insomma, niente di che. Poi uno sparapaglia della Lizard, eccolo qua. Non so se vi possa piacere o meno, comunque eccolo qua, sparapaglietta della Lizard. Poi una tanichetta per acqua e latte, piccolina patatina da 2000 litri, piccoletta patatina da 2000 litri per trattori, patatini e mappe patatine. E poi, ragazzi, uno Strautmann, uno span di cacca. Per PC in più hanno avuto un altro span di cacca, dei display per i silo posizionabili, eccoli qua, ragazzi, voi li mettete lì e vi fanno li mettete vicino ai silo e loro vi dicono quello che ci avete dentro. Poi update carry, fine. Spostiamoci su Modab US, dove vi segnalo un bellissimo frutteto di mele, birne, arance e ciliegie. Poi questa sera ci farò un test mod, perché so che a molti piacciono queste moddine, quindi vi ripeto, mele, ciliegie e arance, eccolo qua. Poi dopo come funziona ve lo farò vedere nel test mod. Comunque stiamo sempre lì, acqua, letame, e spawnano ste cassettine di tutto quanto, insomma. Poi hanno aggiornato la fabbrica del pane, prima era pane e biscotti, adesso hanno aggiunto addirittura le donuts e le ciambelle. Quindi voi venite qua, scaricate, come vedete queste sono le ciambelline, scaricate sempre le uova, il latte, la farina e lo zucchero, e vi farà biscotti, pane e ciambelle. Quindi questo è diventato ormai un forno vero e proprio. Poi abbiamo un aggiornamento del Bossini, perché questo, ah no, l'uscita del Bossini, no, aggiornamento, il Bossini RA 200. Però, ragazzi, siccome io so che questo Bossini, eccolo qua, è di STV Modding Vitali e Tonio Farming, io non so se sia con i permessi, perché qua non è stato ricaricato da loro. Quindi, ragazzi, io vi segnalo tutto, perché il mio è un telegiornale, quindi devo segnalarvi tutto, ma siccome io non so se questa è una conversione ufficiale o approvata o meno, io vi do un consiglio: andate sulla pagina di STV Modding, informatevi, e se esiste un link per scaricarlo da quella pagina, scaricatelo dalla pagina ufficiale, non da qua. Se invece vedete che non c'è nessun link lì, che non è una cosa ufficiale, fate finta che non vi ho detto niente e saltate, perché non è bello rubare i lavori ai modder. Quindi mi raccomando, io adesso sono totalmente fuori dal giro, non c'ho più nemmeno i social, perché non c'ho proprio tempo di stargli dietro, ho chiuso tutto. Però voi che ce l'avete, mi raccomando, informatevi, che è molto importante. Poi OpFac, altro aggiornamento. Nell'ultimo aggiornamento, l'1.2.7.1, mi avete detto
che non era cambiato niente, che era ancora pesante. Io vi segnalo un altro aggiornamento di questa mega mappa con le mega produzioni. Fatemi sapere voi nei commenti se magari la mappa stavolta è stata ottimizzata o meno, insomma, fatemelo sapere. Eccola qua, ragazzi, guardate che cosine, patatine piccoline in Canada, ragazzi, insomma, fatemelo sapere. Questo, ragazzi, è tutto, ma adesso andiamo alle cose succose che so che state aspettando. Allora, ringrazio l'Elex89 e RB Modding che mi hanno mandato sia la Gallignani, che ancora diciamo in versione alfa, sia il Same nella V2 che è stata mandata alla Giants. E quindi adesso iniziamo a farvi vedere qualcosa. Queste che state vedendo sono delle screen della Gallignani, perché invece di farvi vedere l'in-game vero e proprio nel gioco, ho deciso di mettervi qualche screen che è stato proprio selezionato dall'Elex ed RB, quindi preferisco farvi vedere queste cose. Per quanto riguarda la Gallignani, questo, ragazzi, è un in-game base, ovvero non ci sono animazioni, non c'è niente, è stato messo in game solo per vedere le mesh, l'ambient occlusion, i material, per vedere se c'erano problemi di modellazione, ovvero facce invertite nascoste, facce invertite, ma io non so un modellatore, quindi più o meno non è che me ne intendo molto, però insomma è un in-game base, insomma, proprio base, quindi non uscirà per il momento questa qua, ma comunque è iniziato già l'in-game, quindi questa è un'ottima notizia, perché non uscirà adesso, ma comunque è la prossima mod a uscire dopo il sametto, quindi guardate un po' che spettacolo. Io sono veramente euforico, come direbbe un tizio su internet. Eccola qua, i material, ragazzi, saranno quelli, tranne qualche piccolezza, però come vedete i pezzi di plastica saranno plastica, il metallo sarà il metallo, quindi già i material sono stati messi, già i material sono quelli, ragazzi. E invece l'altra cosa che tutti state aspettando, io lo so che la state aspettando, vi dico che ufficialmente il Same Lamborghini Hurlimand, quindi l'SHL Pack, è stato spedito alla Giants. Quindi la Giants inizierà questa settimana i test su questo trattore, più o meno uscirà tra un paio di settimane, se passa i test, una, due settimane, anche tre a volte, dipende dalla Giants, e poi questo è pure il periodo di dicembre, quindi non si sa, però insomma, se tutto va bene, forse prima di Natale ci avremo il Same su console, ragazzi. Quindi il Same è stato spedito alla Giants, io vi sto facendo vedere un filmato della V2, questa che vedete è la V2, ragazzi. Io non posso entrare troppo nello specifico, perché ovviamente i modder vogliono lasciarvi la sorpresa, quindi tante cose non ve le faccio vedere, non ve le dico, ma sappiate che è stato modificato tantissimo, ci sono state parti rimodellate da capo, più di una parte tutta rimodellata da capo, quindi ragazzi sarà veramente uno spettacolo. Qui vi faccio un po' vedere i cerchioni, i sollevatori anteriori, che sono una piccola parte di quello che è stato cambiato, una piccola parte, i serbatoi nuovi, le decals completamente nuove, riviste, rifatte. Insomma, ragazzi, io l'ho provato un pochino e vi posso assicurare che sto Same è uno spettacolo. Anche il problema delle luci, il Same c'aveva il problema delle luci che non si vedevano di notte, come potete vedere da questa immagine è stato totalmente risolto, quindi è veramente la perfezione adesso questo pack, che ripeto uscirà anche per console. Quindi ragazzi è stato spedito, è un momento, dicembre sarà un mese pregno anche per le console, perché con il Same, con il Vaschieri, sono uscite le Cressoni, probabilmente speriamo uscirà anche la Season, usciranno il pack Agritecnica, quindi ragazzi preparatevi perché sarà un mese veramente caldo. Detto questo, ragazzi, io ringrazio ancora l'Elex ed RB per avermi dato questa opportunità, poi magari se loro vorranno durante la settimana prima dell'uscita della mod, questa, la prossima, vi farò un bel film video sul Same fatto ancora bene con qualche
inquadraturina in più. Per il momento, ragazzi, accontentiamoci di questo e ringraziamo l'Elex ed RB. Io come al solito ringrazio i miei amici abbonati, ragazzi, che sono l'anima e la vita del canale. Non ci dimentichiamo mai che io non campo d'aria e grazie a queste persone riesco a portare avanti quello che faccio, altrimenti ovviamente dovrei cercarmi un'altra fonte di entrata e non avrei tempo. Se sto a fare un altro lavoro non ci avrei tempo di sta a combattere con farming e tutto il resto, quindi solo grazie a voi io riesco a fare questo che faccio. Grazie se anche voi volete contribuire alla vita del canale. In descrizione ci sono i link per fare donazioni libere o per abbonarvi al canale, come meglio preferite. Poi c'è anche il link per comprare i giochini scontati su Instan Gaming, veramente offertone, scontoni, andateci a vedere anche Instant fa il Black Friday. E poi ragazzi vi ricordo che questa sera sono su Twitch come tutte le sere. Ragazzi, buon pomeriggio, buon tutto, buon martedì e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!